La benedizione, lascio la parola subito del saluto d'ingresso all'assessore ai lavori pubblici Giampaolo Sansone. Buonasera a tutti. È veramente emozionante vedere così tante persone presenti all'inaugurazione. Non è una cosa tipica, mi fa molto piacere vedere così tanta attenzione a questa inaugurazione. Dopo tanti anni di lavoro riusciamo a raccogliere i primi risultati importanti. Non vedo l'ora di poter calcare di nuovamente il Giacomo Colombi di Alezio, i suoi parenti qui al mattatoio ad Alezio. E quindi voglio ringraziare la ditta che ha lavorato per questa ristrutturazione, vorrei ringraziare i tecnici che hanno lavorato. Grazie a tutti per essere intervenuti, non ci aspettavamo un afflusso del genere, però ho visto tantissimo entusiasmo nei vostri occhi, con lo stesso entusiasmo che abbiamo anche noi amministratori, perché quando si arriva alla fine di un progetto, quando siamo in grado di restituire un immobile alla comunità, un immobile a cui ciascuno di noi è tantissimo legato. Pensiamo al Macello come ricordi della nostra infanzia, chi non conosce il Macello è un punto di riferimento da chi proviene dai diversi paesi limitrofi. E ho visto stasera tantissime associazioni, credo che addirittura le associazioni di Alezio siano tutte presenti e questa cosa veramente ci riempie il cuore. Che il Macello, l'ex Macello, diventerà un contenitore culturale per iniziative culturali e sociali. A partire da domani potrà essere utilizzato sia per eventi dell'amministrazione comunale, sia per chiunque ne faccia richiesta. Da oggi anche le porte del mattatoio comunale sono aperte a tutti ed è stata davvero una grande emozione quando abbiamo aperto quel portone, perché entrare in questo luogo che è stato in disuso per tanto tempo e restituirlo adesso alla comunità, una comunità pulsante, viva e piena di attività come quella di Alezio, è una grande soddisfazione per tutti noi, ma penso anche per l'intero territorio. Queste iniziative è veramente molto molto bello. Un saluto a tutti i componenti dell'amministrazione, a Massimo, e diciamo anche lui si è speso tantissimo per mettere insieme tre comuni, spesso con caratteristiche diverse, con necessità diverse, però uniti da un unico intento, quello di far bene, di poter offrire spazi e opportunità alle proprie comunità. Un saluto anch'io a tutti i presenti, tantissimi amici. Se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ognuno di voi... Grazie.
Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Grazie Don Pasquale per la tua presenza. E allora terminiamo la cerimonia, perché vorremmo ringraziare tutti i tecnici, ma in maniera particolare l'architetto Elisa Conversano. Grazie per quello che hai svolto. Centimetri di terra secca sotto le scarpe, con mani dure, con rabbia, con niente. Vigna, vigna, fiumare, fiumare, doppiando capo schiavonea, ce ne andiamo dai campi d'erba tra il grido delle quaglie e i bastioni, dai fichi più maledetti al limite con...